L'Atlante. L'Atlante del gusto. Del gusto. A cura di Ida Guglielmozzi. Buongiorno a tutti, ben ritrovati e ben ritrovato anche Livio Cosentini che cura la parte tecnica. Oggi vi voglio parlare di una festa che celebra il mondo vegetale selvatico, in particolare quello delle colline del Piemonte e del Roero più specificamente, ed è una festa dell'uomo e delle piante spontanee e commestibili. Si chiama Urtica 2014 e si terrà ad Alba tra il 30 maggio e domenica 1 giugno. In realtà si vuole valorizzare il rapporto tra l'uomo appunto e le erbe spontanee selvatiche, si vuole promuovere la ricerca di nuove coltivazioni e anche di ricette che abbiano come protagoniste le piante spontanee, ma anche è una sorta di celebrazione del rispetto degli equilibri naturali e dell'amore verso le tradizioni delle terre di Piemonte e del Roero. Tutto questo Urtica 2014 e ne parleremo tra poco con l'organizzazione. What I've got, I don't want. All it does is hover and taunt, reminding me what I used to be, what I may never be again. Turns out what I'm good at doing is making something out of the ruin of all this wasted space. Never be replaced. Learn it all again tomorrow. Learn it all again tomorrow. Nothing I have you can borrow or steal. Yes, I think we have a deal. If my wheels were square, but the earth was jagged, roll along and be no less ragged than I seem to be today. I'm usually this way. Learn it all again tomorrow. Learn it all again tomorrow. Nothing I have you can borrow or see. Yes, I think we have a deal. Every holiday only took an hour. That I'm not just like the people I resent. I wish someday I could truly be empowered to say exactly what it is I meant. All I have that's in abundance is my perpetual redundance. It's hard for me to say. I face it every day. Learn it all again tomorrow. Learn it all again tomorrow. Nothing I have you can borrow or steal. Learn it all again tomorrow. Learn it all again tomorrow. Da venerdì 30 maggio, domenica 1 giugno, c'è una manifestazione che si terrà ad Alba e si chiama Urtica. Urtica 2014, l'organizzatore è Battista Cornaglia che è al telefono con noi. Buongiorno signor Cornaglia, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie, ciao a tutti. Allora, intanto lei è organizzatore di Urtica ma è anche fondatore dell'associazione Substanzia. Ci vuole raccontare intanto che cos'è? Credo che poi Urtica prenda le mosse proprio da questa associazione. Che cosa è? Di che cosa si occupa? Urtica è un'associazione di amici fondamentalmente produttori di cibo e di vino, ma non solo, perché ci sono altri amici che fanno parte dell'associazione, ad esempio ci sono farmacisti, ci sono infermieri, un dottore e appassionati di agricoltura e di alimentazione in genere. E questo è poi il frutto di un risultato di una quindicina d'anni di esperienza e sperimentazione che abbiamo fatto in campagna. Noi che eravamo i, tra virgolette, profani della campagna, che ci siamo installati
facendo altri lavori, per studiare, per capire l'alimentazione, per capire cosa serviva a noi stessi, e da questa esperienza personale poi è nata un'azienda agricola che produce prodotti con un certo tipo di agricoltura, e di conseguenza abbiamo sempre dato spazio ad altre persone che fanno parte di questo gruppo, prima con una comunità di famiglie, poi con questa società che è un po' un gruppo allargato dove si studia, si dice, si impara un po' quello che sarà poi l'agricoltura, quello che per noi sarà l'agricoltura del futuro. Da che cosa nasce però questa esigenza di occuparvi di agricoltura, e soprattutto di agricoltura, diciamo così, tra virgolette, sana? Io le racconto la mia avventura personale. Sì. Io venivo dal mondo dell'industria, sono arrivato in campagna con mia moglie nel 2000, abbiamo deciso di costruire un'azienda agricola secondo i criteri alimentari di quelli che erano la nostra cultura. Siamo originari del Piemonte, siamo tornati in Piemonte dopo tanti anni di vita all'estero, e quindi avevo su una stalla gli animali, i conigli, le galline, le uova, le ovaiole, i polli, i maiali che riciclavano tutti il cibo avanzato, i cavalli da tiro, ed era un po' lo standard di vita. Dopo una dozzina d'anni ci siamo accorti che facevamo un'enorme fatica per poter mantenerci l'alimentazione che era quella con la quale eravamo cresciuti, quindi la carne. Abbiamo cominciato via via a semplificare un po' l'alimentazione, per cui prima sono saltati gli allevamenti di carne, anche perché non avevamo più il coraggio di uccidere i nostri animali. E poi per ultimo nel 2011 è saltato letteralmente, perché abbiamo regalato le ultime 40 capre da latte che avevamo, perché non ci sentivamo più di coltivare tutto questo campagna, mais, grano, erba, per poterci nutrire poi di un formaggio. Anche perché chi non lo fa di lavoro, se uno fa ad esempio la giornalista radiofonica, ha tutto il diritto di andare ad acquistare il suo cibo dove vuole, perché lei ha già lavorato per la società, ma io che mi ero preso l'impegno di coltivare l'azienda di cibarmi del mio prodotto, ho deciso di cibarmi di un'alimentazione molto più semplice, perché comportava sia a me come azienda molta meno fatica fisica e più tempo disponibile per stare a fare altre cose, tra le quali la famiglia. E poi oltretutto per il discorso di sostenibilità del sistema, perché stiamo mangiando molta più carne di quello che mangiavano i nostri nonni, di conseguenza impegniamo tutta l'agricoltura per l'allevamento. Le erbe spontanee sono il successivo passo, dove ci siamo accorti, grazie alla dottoressa Cristina Marello, a tutti quelli che collaborano con noi, quante piante crescono nella natura delle quali ci si può cibare tranquillamente nel nostro giardino, tra l'altro non è che devono crescere per forza in montagna, nelle Alpi o nei boschi, crescono tutto. Queste piante sono completamente collegate con l'orfio individuale di specie, quelle un po' la storia dell'agricoltura antroposofica che abbiamo studiato in questi anni, quindi da Rudolf Steiner a Goethe, dove cerchiamo che cosa vuol dire una pianta che fa la sua evoluzione tranquilla, oppure le piante che invece l'uomo ha forzato un pochettino, per cui hanno sempre qualche problema, e il trattamento, il parassita, mentre queste piante crescono naturalmente nel nostro giardino di casa. Ci siamo interessati con questo gruppo di studio di Substantia per individuarle, ci sono molti libri in commercio adesso, una volta non c'erano. Sì. E quindi adesso questa era la prima volta in cui poi l'idea è poi mia personale, ma io sono un po' un visionario, lanciatore di idee, ma gli altri ci amiamo tutti e poi le accogliamo tutti insieme, no? Certo. Per cui era di dire, perché no, oltre che fare la sagra del peperone, del coniglio o del finocchio, perché non facciamo una volta una festa della pianta spontanea? E poi questo nome che lei ha ricevuto è festa dell'uomo e sì, della pianta spontanea. Sì, ma infatti è bellissima questa cosa. Le volevo giusto chiedere qual è la relazione tra l'uomo e le piante spontanee. La scienza dello spirito ci insegna un po' quello che sono i rapporti. L'uomo è dal creatore dell'universo, ha ricevuto l'incarico di essere l'organizzatore del sistema, ma non il padrone del sistema. Qui l'uomo deve funzionare come un direttore di orchestra, tutti devono suonare. Deve suonare il mondo minerale, deve suonare il mondo vegetale, devono suonare il mondo animale, ma non abbiamo il diritto di prevaricare tutto. E quindi festeggiamo quello che è il sodalizio tra le piante cresciute in modo completamente naturale, che stanno evolvendo veramente, e l'uomo che se ne può cibare e trarne tutte le forze vitali, come quelle che ci spiegava Goethe, che sono le forze eteriche, le forze vitali che le piante hanno e che le piante selvatiche hanno in grandissima quantità rispetto alle altre piante, dei quali decidiamo noi il posto e il momento in cui devono nascere. Queste piante selvatiche sono le piante più
più cariche di forze vitali in assoluto, perché sono in perfetta armonia col creato, per cui fanno il loro ciclo evolutivo tranquillamente. Mi sembra molto bella questa iniziativa, mi sembra molto bella la filosofia che lei promuove attraverso questa festa dell'uomo e delle piante spontanee, però non tutte le piante spontanee selvatiche verranno celebrate in questo evento, ma quelle del Piemonte, della zona del Roero in particolare. Di che zona stiamo parlando esattamente? Sì, noi stiamo parlando di questa cascina che si chiama Casa Scaparone, che è un agriturismo della città di Arlo. Arlo è un territorio molto vasto che prende sia una parte di Ranghi e una parte di Roero, quindi ci troviamo al centro di questo territorio, produzione vinicola, produzione alimentare, molto famoso poi per il tartufo in assoluto, famoso in tutto il mondo, e noi facciamo parte di uno dei 7, 8, 9 agriturismo della città di Alba, e quindi siamo un po' al centro di questa zona molto famosa per l'enogastronomia, dove c'è la più grossa concentrazione di ristoranti, poi diciamo di qualità perché ce lo meritiamo, per abitante, perché siamo tantissimi, e comunque stiamo lavorando molto bene. Diciamo che noi ci siamo rivolti un pochettino nell'ultimo tempo a quello che era l'alimentazione da prima vegetariana e successivamente di cucina vegetale, proprio senza neanche degli animali, perché è una passione nostra ed è uno studio che stiamo facendo proprio più che per salutismo o animalismo nostro, è una scelta di sostenibilità dell'agricoltura, per cui stiamo studiando. Prima l'abbiamo sperimentato su noi stessi, io e i miei 25 kg che ho lasciato nella ricerca di questa alimentazione, e poi successivamente i nostri bambini, stiamo proprio sperimentando. Urtica è il nome di questa ortica comune, ce ne sono una 5-6 tipi in Italia, ma quella più comune è l'urtica dioica, quella che conosciamo tutti, quella che punge. E l'abbiamo presa un po' come manifestazione, come simbolo della manifestazione, tanto perché faremo un buonissimo risotto all'ortica in collaborazione con un'altra azienda biologica di Gialte, Cascina Belvedere, che ci ha offerto tutto il riso per fare questo risotto all'ortica, un altro sodalizio tra Vercellese e la zona di Alba, e poi anche perché l'ortica è urticante, è un po' spinosa, dà un po' fastidio, no? Sa parlare di cibarsi di cose che in genere diserbiamo oppure facciamo, chiamate erbacce o infestanti, no? Certo. Noi facciamo la festa delle infestanti, ecco, questo è un po' lo spirito di urtica di questa cosa qua. È un mondo un po' strano quello dell'agricoltura, perché sta soffrendo molto, perché abbiamo industrializzato tutti i processi e ci rendiamo conto adesso che abbiamo, oltre ad aver ucciso completamente la terra che è morta, abbiamo anche deviato dalla loro evoluzione tutte le piante, per cui le piante stanno soffrendo enormemente. Certo. Allora questo è un inizio di parlare di questa cosa. È un po' una provocazione anche pseudopolitica, ma non partitica, di voler dire perché no. Ci sarà Maurizio Pallanti, ad esempio, che è un nostro grandissimo amico dell'associazione Decrescita Felice, che ormai è un'associazione nazionale, e il sabato sera, pomeriggio, parleremo proprio di questo, che è il rapporto tra la coscienza di quello che si mangia e il PIL, perché sappiamo tutti benissimo che tutte le manifestazioni come le nostre, di insegnare alla gente a raccogliere le erbe spontanee, sono una mazzata al prodotto interno lordo, perché non andiamo più a comprarle, spendere gasolio, funzionare, trasportare cibo, cibarsi col grano che viene dagli Stati Uniti e tutto. Però c'è posto per tutti, ci sarà posto anche per l'ortica, penso, in Italia. Rolling and rocking on a late night, trying to beat the devil at a fist fight, looking for a friend in a bottle of red, making up words that have never been said, waiting in line for the next line, making up a rhyme but it don't rhyme. Baby, I'm a loser at this game. If you could see me now, be ashamed of me. Be ashamed of me, 'cause I'm not worthy of your love. I'm barely keeping up. Feels like every single day, all I ever do is say I'm sorry. I guess that myself to blame. If you could see me now, be ashamed of.
past thee. Love someone like me. A fool I'll always be. Il nostro ospite è Battista Cornaglia, con lui stiamo parlando di Urtica 2014, che è un evento di cui appunto Battista Cornaglia è organizzatore, un evento che celebra il rapporto, la relazione tra l'uomo e le piante spontanee e commestibili, un rapporto che si celebrerà appunto durante questa festa da venerdì 30 maggio a domenica 1 giugno. Quali saranno le piante protagoniste di questo evento? Stiamo cercando di piantare da seme, con delle sementi che abbiamo avuto difficoltà a trovare e a raccogliere. Ci figuri che l'anno scorso siamo andati a raccogliere i semini dell'ortica per far rinascere da seme. Lei non vuole nascere perché nasce solo dove vuole. Adesso abbiamo tutte le vaschette con le ortiche piantate. Ci sarà la malva, che è un'altra pianta che va seguita. Oltretutto, avvertimento agli ascoltatori: facciamo bene attenzione a cibarci di erbe spontanee senza sapere quali sono. Certo. Perché ci sono libri, ci sono corsi, perché ogni anno qualcuno ci prova, per buona volontà bisogna fare un po' attenzione, ci sono dei corsi da fare, perché potremmo prendere uno al posto dell'altra e finire male. C'è l'agliaria, ad esempio, che è una pianta verde che ha lo stesso profumo dell'aglio, c'è l'aglio selvatico e c'è il cipollotto selvatico. Io adesso conosco i nomi in piemontese. Tra l'altro ci sarà il dottor Giamello, che è un dottore dell'ospedale di Alba, che ha scritto l'erbario in lingua piemontese e in inglese e anche in italiano e latino, quindi con tutti i nomi che poi hanno un nome della zona, no? Conosciuti con un nome particolare. Ci sarà la piantagine, che è quella che proprio veramente abbiamo, quella con la forma, un po' a forma di cuore, che troviamo nel giardino nostro, che siamo lì sempre a tagliarla perché ci dà fastidio. La stessa piantagine lanceolata, con una foglia un po' più lunga, con la quale faremo ad esempio un ripieno per le crepe. Ci saranno dei sformati con altre piante tipo la piantaggine, ci saranno, si parla anche di aromatiche, quindi useremo anche la rucola selvatica, il timo e altre piante che poi, guardando su uno dei nostri siti, possono conoscere. Tra l'altro stiamo facendo proprio un sito dedicato a questa cultura di piante spontanee. Ma devo dire che tra l'altro negli ultimi 5-6 anni sono usciti diversi libri di cucina naturale, proprio con piante spontanee commestibili. Allora, a questo punto mi corre l'obbligo di chiederle una ricetta per i nostri ascoltatori da fare con le piante selvatiche. Mi appello alla sua esperienza di organizzatore di eventi, di fondatore di associazioni che si occupano di agricoltura e naturalmente anche di titolare di agriturismo. Parliamo di ortica, perché alla fine non cerchiamoci grani di andare a sradicare erbe certo, delle quali non... L'ortica è molto semplice, basta dell'ortica ce ne sono diversi tipi, alcune non parte sempre dalla famiglia dell'ortica, quella dioica, che è quella comune, basta aprire internet e scrivere l'ortica dioica, la si riconosce benissimo, è molto facile, deve essere raccolta quando ha un'altezza di 25 cm, tutta la pianta, e deve essere spaziata a zero, anche perché facendo così lei ricresce, ricaccia fino a novembre, noi addirittura l'abbiamo messa nelle serre, per cui contiamo di tagliarcela per tutto l'inverno. Non le dico che tra l'altro i nostri vicini di campagna, quelli un po' più vecchiotti, che già ne hanno visti tutti i colori dai nostri orti, dopo la piantagione di urtiche penso che chiederanno un suicidio collettivo, perché non ci sopportano più. Questa l'abbiamo fatta. Abbiamo i filari di urtiche piantate nell'orto, perché è molto più facile da raccogliere, molto certo, più facile da trovare. L'ortica, se ce l'avesse nel giardino, va sfalciata o sui bordi dei campi, va sfalciata quando ha 25 cm, lei ricaccia per tutto l'inverno, specialmente se ha una buona radice. Va presa, comunque prendere le foglie più tenere della parte in punta, va presa, va appena sbollentata in acqua, senza che perda le vitamine per quello che riguarda il mondo minerale fisico, e diciamo noi, che sono le forze nutritive tipiche del mondo vegetale. Poi consiglierei di farla saltare con un po', senza mettere burro, con un po' d'olio in padella, giusto per darle un po' di gusto, di un piccolo saltino con l'olio, poi si può tritare e fare un pochettino, e poi si può condire, perché no, un fusillo,
qualcuno si vuole aggiungere un po' di panna, o basterebbe comunque farla con l'olio in questo modo qua, e si può un pochettino di sale, si può fare un condimento per una pasta, che è una cosa molto semplice, o per un risotto. Con il risotto, con una manciatina di un grana Piemonte, che è il nostro formaggio che abbiamo qua, o un parmigiano, quello che è, già basta per fare un po' piatto. Un'ultima cosa prima di chiudere, signor Cornaglia, il vostro sito e il nome della sua azienda, perché se qualcuno tra i nostri ascoltatori si fosse incuriosito alle vostre esperienze e vuole andare a vedere, dove deve cercarvi? Deve cercare quello che riguarda l'azienda agricola, che fa anche agriturismo, si chiama casascabarone.it. Questa si trova su internet, o se no cerca Substantia, che sarebbe il nome latino di questa associazione, substantia.it, del nome dell'associazione, dalle quale poi si dirige ai diversi produttori che ne fanno parte. Siamo 3-4 aziende per adesso che cerchiamo di produrre in un certo modo. Substantia, per chi non lo sapesse, è un nome latino, vuole proprio dire sub, di nascosto, sotto, e stantiare vuol dire sostenere. Praticamente sono le forze che ci sostengono occultamente, che non si vedono, fa parte di tutto il mondo spirituale del quale nessuno vuole cercare l'origine, e che invece è l'origine di tutto quello che è la vita, sia dell'uomo che di tutto quello che c'è sulla terra. Andremo a guardare con molto interesse. Intanto grazie davvero per essere stato con noi. Ricordiamo che dal 30 maggio al 1 giugno la comunità agricola Casa Scaparone di Alba vi aspetta per questa festa dell'uomo e delle piante spontanee commestibili, che è Urtica 2014. Grazie signor Cornaglia, alla prossima. Arrivederci, grazie a tutti. Grazie ancora al nostro ospite di oggi, che è Battista Cornaglia, organizzatore di Urtica 2014 ad Alba dal 30 maggio al 1 giugno. Grazie a lui, grazie a voi per l'attenzione che ci avete dato anche oggi, grazie a Livio Cosentini che ha curato la parte tecnica, e buon fine settimana a tutti. In blu, la radio, con tante radio dentro.